E dopo la gaffe, non gaffe, lapsus, non lapsus di Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, che ha detto che bisogna ridurre la popolazione o l'inquinamento per far star meglio i bambini, mi sa che qualcuno dall'alto non ha gradito e quindi è intervenuto. Notizia di WDBJ7 di ieri 19 luglio 2023. Un tornado si è abbattuto questo pomeriggio su una parte della contea di Nash, nella Carolina del Nord. Ha danneggiato uno stabilimento farmaceutico della Pfizer, oh là là, e diversi altri edifici, e ci dispiace. Il National Weather Service dice che era almeno un EF2, che non so cosa voglia dire, però. Prima di guardare il video assieme, e non ho controllato neanche il copyright, rischio lo strike, rischio tutto, però dai, una notizia così non si può non dare. Ma io corro tutti i rischi di questo mondo, la Pfizer è stata distrutta dallo spirito, Vi è piaciuto giocare contro lo spirito, eh? Ma quando lo spirito agisce, non ce n'è per nessuno. Guardiamo i commenti. Il fan più attivo ha scritto wow. E un altro ha scritto Dio e su di essa. Cioè è intervenuto Dio. Guardiamo assieme le immagini. Ebbene sì, a tirare troppo la corda, poi questa si spezza. Non dovete fare i conti senza l'oste, perché poi da su intervengono. Mi viene in mente un episodio di quando ero ragazzo. Un nostro amico scoperchiò un tombino per far cadere le ragazze del gruppo dentro. E cosa successe? C'è caduto lui! A buon intenditor, poche parole. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.